Oggi ci troviamo qui alla società del Villa San Martino Calcio. 1970. Ecco, loro sono due dei ragazzi che andremo a intervistare tra poco. Venite con me. Ciao, oggi siamo in compagnia di... Alessandro. Alessandro, siamo su un campo da calcio finalmente. Raccontaci un po' di questa tua passione. Ma è una passione che è nata in tenera età, diciamo. Sempre avuto due sport, prima il basket e poi il calcio. Poi a 10 anni ha prevalso il calcio sull'altro e non ho più smesso. E oggi siamo qui a giocare a Villa San Martino. Oggi finalmente troviamo un esempio di ragazzo che ha provato sia basket che calcio e poi ha scelto il calcio. Sì. Come mai? Allora, diciamo che ero partito da piccolo una grande passione per il basket, ma dopo mi sono innamorato del pallone con i tre piedi e diciamo che ha vinto. Poi anche gli amici che ti spingono per lo più su un altro ambiente, e dopo anche in televisione preferivo guardare il calcio piuttosto che alla pallacanestro, quindi il calcio ha prevalso sul basket. Secondo te quali sono le differenze quando guardi appunto il basket o il calcio in televisione? Che cosa ti emoziona di più, quali momenti delle due rispettive partite ti piacciono di più? Diciamo che il basket possiamo definirlo come qualcosa di più veloce, nel senso che non so, un'azione su un'altra, mentre il calcio è più tattico, più qualcosa di mentale, su devi stare concentrato su molto tempo. E poi mi piaceva perché si giocava comunque di più in 11, c'erano tantissimi ruoli e tante cose. E quindi diciamo che poi per me fare un gol è più bello di fare un canestro, anche perché è qualcosa che capita più raramente. Certo, poi ci vuole anche molta più pazienza, no? Esatto. E all'interno della vostra società che clima si respira? Come ti trovi con i tuoi compagni di squadra? Ma no, i compagni sono tutti fantastici, diciamo un gruppo molto unito e anche diciamo c'è un grosso, ci sono molti ragazzi grandi che ci danno una grossa mano, noi giovani che dobbiamo crescere. E comunque uniscono questo gruppo, ci danno una mano, ci spronano, a volte si arrabbiano ma fanno bene perché dobbiamo lavorare di più, e comunque siamo un bel gruppo, siamo una bella squadra, anche fuori dal campo. Anche fuori dal campo, e questo soprattutto è l'importante. Domanda un pochettino più difficile, se dovessi descrivere che cos'è lo sport per te in tre parole, che cosa mi diresti? Ma ti direi sicuramente passione, libertà e estro. Estro, questa non era mai venuta fuori. E poi nel calcio ci vuole, vero, sì. Una componente fondamentale. Ma penso in qualsiasi cosa, anche al di fuori dello sport, è qualcosa che ci devi mettere sempre di tuo. Certo. Tu quanti anni hai? Io ho 20, vado per i 21 tra 20 giorni, quindi. E studi anche nel frattempo? Sì, studio a Urbino, faccio scienze della comunicazione, sono secondo anno, adesso sto finendo e speriamo di laurearci presto. Riesci a conciliare bene sport, sì, studio, sì, famiglia? Sì. Non ho mai avuto problemi, poi ovvio a volte sei un po' di corsa, tra tutto conciliare, però mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto problemi, non ho mai pensato di smettere, anche perché tra poco tocca iniziare a lavorare. Certo, allora come età diciamo che rientri a pieno titolo nella quella che viene chiamata generazione Z. Sì. E come ti trovi a vivere nella società di oggi, in una società del 2023 comunque in continua evoluzione, soprattutto che rispetto al passato comunque di cambiamenti ne ha avuti? Diciamo che mi trovo abbastanza bene, sono molto integrato sia con la società anche con le persone che mi circondano. Diciamo che stiamo progredendo verso un miglioramento secondo me, perché eravamo molto chiusi mentalmente, lo siamo ancora molto oggi. Certo. Però diciamo che si stanno facendo passi in avanti molto importanti secondo me. Come sportivo la musica ha un ruolo fondamentale nella tua routine pre-allenamento post? Sì, io vivo di musica anche al di fuori del mondo dello sport, mi piace molto, ascolto molto spesso e poi ci vuole perché carica. Ma anche nei momenti magari in cui sei un attimo giù, sei un attimo felice, quando fai un viaggio, la musica ci vuole. Poi ogni momento ha la sua tipologia, esatto, di musica. Beh, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille. Oggi siamo in compagnia di... Io sono Carone Gabriele e sono un dirigente di Villa San Martino. E 20 anni, 21 anni che sono qua e ho fatto anche allenatore, diciamo, ho dato una mano a questa società di prestigio di Pesaro. Vicino a me c'ho il responsabile della Juniores, Lisotti Massimo. E anche lui dirigente, è uno dei, diciamo, degli artefici di quello che poi il Villa San Martino tutti i giorni lavora qua al campo, perché chiaramente uno è sempre presente. Certo. E oltre a lui ci sono tanti altri dirigenti che lavorano veramente tanto per questa società.
Il nostro programma si occupa della generazione Z, del mondo dei ragazzi. Come è cambiata rispetto a 10-15 anni fa? Ma guarda, secondo me è cambiato tanto. È cambiato tanto perché adesso il giovane ha più difficoltà a sacrificarsi, ha più difficoltà, diciamo, all'allenamento, al sacrificio dell'allenamento. Certo. Una volta magari venivano con più entusiasmo, più calcio e pallone anche fuori dalla strada. E adesso invece, diciamo, fanno più fatica, anche perché gli impegni scolastici sono diversi, sono aumentati e quindi anche altre cose fuori, i social, diciamo anche telefonini, anche computer, quelli. Anche quello, quindi alla fine per questo giochino è rimasto meno tempo. Certo. Esatto. Io confermo quello che dice lui, perché io sono ormai quasi 15 anni che seguo la Juniores, che è una nata dai, diciamo, dai 16 ai 18-19 anni, quindi è una nata un po' per i ragazzi un po' strana, diciamo. E io ho visto che negli ultimi anni queste generazioni sono cambiate tanto. Non c'è più tanto spirito di sacrificio verso sto sport, vengono qui. C'è chi si impegna molto, però c'è chi è proprio, vieni qua per passare anche il tempo. Però certo, noi come società cerchiamo di farli stare tutti insieme, di fare gruppo, e alla fine ci riusciamo tutti gli anni. Siamo in compagnia di? Matteo Marinelli. Matteo, ci troviamo su un campo da calcio, raccontaci un po' com'è nata questa tua passione per questo sport. Allora, questa passione è nata da quando ero piccolo e io, diciamo, ho iniziato a giocare tardi, ho iniziato a giocare ai 9 anni. Però diciamo che mi ha sempre appassionato questo sport. A 5 anni ho iniziato con altri sport, poi al basket, poi sono passato al calcio all'età di 9 anni. Però mi è sempre piaciuto giocare nei campetti vicino a casa, con gli amici, così. Quindi mi è sempre piaciuto come sport. Che cos'ha questo sport in più rispetto agli altri? Il motivo anche della tua scelta, magari? Allora, questo sport sicuramente rispetto agli altri c'ha più spirito di squadra, secondo me, e hai più motivazione. E, per esempio, io nel basket mi sono trovato peggio rispetto al calcio, riguardo anche le partite, riguardo alla corsa in generale. Forse nel calcio si corre di più e quindi a me piace anche correre. Sì, certo. E quindi in questo senso mi piace molto di più. E poi, sì, vai, scusami. Poi anche come squadra. Come squadra. All'interno della società hai detto già che si respira comunque un buon clima. Sì. Vi frequentate anche fuori dall'ambiente sportivo con i tuoi compagni? Sì, ogni tanto con quelli della mia età ci frequentiamo anche fuori, ovviamente. E sì, insomma, praticamente non siamo solo compagni di squadra, ovviamente siamo anche amici. Anche amici, sì, certo. Sì, sì, poi magari ognuno ha le sue compagnie, sì, i suoi giri. Sì. Però questo campionato come sta andando? Allora, sta andando un po' così perché siamo in zona play-out, però io sono sicuro che se ce la possiamo fare a salvarci. Sì. C'è un buon spirito di squadra, di coesione, quello c'è di sempre gruppo. Stato, c'è sempre stato dall'inizio e adesso vediamo come comincia la stagione. Tu quanti anni hai? Io 19. 19, hai finito le superiori? No, non ho finito, ho l'ultimo anno di maturità. Questa maturità? Questa maturità è dura. Adesso ho qualche materia che non va, però diciamo che tutto sommato cerchiamo di andare avanti, dai. Che scuola fai? Faccio lo scientifico sportivo al Marconi. Comunque tosto anche quell'indirizzo lì? Sì, molto tosto, molto tosto. Però un po' come nello sport bisogna mettersi, no? In chiaro, sì, l'obiettivo, no, e cercare, sì, certo, di dare sempre, certo, il massimo. Però diciamo che forse con lo sport, se ti piace, sei più motivato. È diverso, certo. Nello studio magari, capito, devi fartelo piacere. Certo. Ambizioni per il futuro? E per il futuro io prossimo anno sono molto indeciso se andare a studiare magari all'università a Bologna, uh-huh, e comunque continuare questo sport perché mi piace. E però comunque in ambito sempre non professionale, ma un po' in ambito, sì, anche dilettantistico. Esatto, dilettantistico. Esatto, sì, però è uguale. Cioè. Concludiamo questa chiacchierata con 3 parole per descrivere il calcio. Allora, passione, dedizione e sacrificio. E sacrificio, benissimo. Allora un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille. Siamo in compagnia di? Nicolò. Nicolò, raccontaci un po' com'è nata la tua passione per il calcio. Allora, la mia passione per il calcio in realtà inizia perché mio padre ha giocato anche lui in questa squadra e sin da piccolo come me, infatti io
Ho sempre giocato sin da piccolo a calcio in questa squadra e non ho mai pensato nemmeno di cambiarla, perché mi sono sempre trovato benissimo sia con l'ambiente a livello di struttura, ma anche proprio a livello umano con i miei compagni e la mia squadra, e soprattutto con i miei allenatori, che nonostante li abbia cambiati quasi tutti gli anni, comunque mi sono trovato sempre benissimo con tutti, perché capivano sempre le mie esigenze, mi aiutavano sia a migliorare a livello calcistico, ma proprio anche come persona in tutte anche le mie varie difficoltà, certo. E questa passione, hai detto che ti è nata anche un po' dalla famiglia, c'è qualcuno della tua famiglia che ti ha spinto? In particolare mio padre, che appunto ha sempre giocato qui e poi comunque con lo sport c'ha un bellissimo legame, perché dal momento in cui ha avuto un piccolo ma grande, diciamo, imprevisto, che è stato un incidente, e non ha più potuto giocare a calcio, e quindi ha, diciamo, iniziato a nuotare così come inizialmente come hobby, certo, che poi in realtà si è trasformata in una vera passione, in un vero e proprio disciplina che ha portato avanti, e adesso è diventato anche campione del mondo di pentathlon, di biathlon, e negli scorsi anni, e quindi diciamo che è proprio di famiglia il fatto di voler portare avanti uno sport e una passione. E tu nel futuro hai in programma di continuare comunque su questa strada? Di fare lo sport, il lavoro sì, della tua vita? Sì, diciamo che il mio scopo futuro è quello di continuare a lavorare con lo sport. Infatti uno dei miei obiettivi più grandi è quello di diventare fisioterapista, e appunto per questo chiaramente la fisioterapia è molto legata con l'ambiente dello sport, perché possono capitare parecchie vicissitudini durante, certo, gli allenamenti o le e partite. E poi è molto vicina, no, il legame? Sì, sì, esatto. È molto, molti ragazzi molto... che abbiamo anche intervistato nelle varie società sportive mi hanno detto: in futuro penso di andare a fare fisioterapia, sì, per rimanere comunque nell'ambito, esatto, sportivo. Sì. Anche perché magari molte problematiche già le conosciamo, anche se magari non in maniera tecnica come può conoscere, certo, un magari fisioterapista, medica, certo, però già sappiamo nelle cose più facili, diciamo, anche già come comportarsi, consigli migliori da dare. Ho visto che avete tutti un buon legame qui in squadra, sì, siete tutti dei buoni, sì, amici. Sì, sì. Sì, siamo molto legati, infatti non solo, diciamo, durante gli allenamenti, ma poi le amicizie vengono anche fuori dal campo. E ad esempio anche quando si va a fare un giro da qualche parte nella città, capita che ci si incontra o comunque si sta proprio insieme, e non è quasi un caso, ma delle volte sono proprio la decisione di uscire tutti insieme e, certo, portare avanti anche le amicizie fuori dal campo. Certo. E nella società del 2023 come ti trovi? Quali pensi che siano le cose da migliorare? E non so, magari saresti voluto nascere prima, dopo, ti trovi bene adesso? Cosa mi dici? Io sinceramente mi sento parecchio all'interno della società, perché appunto anche se vorrei migliorare certe cose sia a livello umano come persone, che forse dovremmo riprendere delle abitudini anche un po' forse più... E dei valori, esatto, giusto? Esatto, dei valori che sono fondamentali, che secondo me negli anni si sono persi e che però sono molto importanti. E poi chiaramente anche non solo a livello umano, ma proprio a livello, come posso dire, del comportamento, comunque dell'etica, diciamo, che c'è, certo, in noi giovani, che diciamo si è andato un po' a perdere rispetto a quella che era un tempo. Adesso facciamo un passettino di lato, perché sì, tanto anche i nostri telespettatori conoscono bene questo, okay, argomento, no, dei valori della società, okay, dato che è quello di cui ci occupiamo nel programma. Tutti dicono il tema dei valori, i ragazzi lo nominano, notano che c'è qualcosa che non va, però le cose continuano ad andare. Certo. Soluzione? La soluzione forse... O qual è il problema vero e proprio secondo te? Il problema vero e proprio è che forse si sta sempre di più diffondendo una sorta di menefreghismo tra i ragazzi su certi ambiti,
che in realtà sono molto importanti, quali ad esempio anche nel pratico, mi viene da dire la scuola, o comunque anche come possiamo vedere anche qua gli allenamenti, e ci sono delle cose che si sono andate un po' a perdere con il tempo, che una volta non venivano neanche nel pensiero magari di determinate persone. Certo. E come ad esempio il fatto della puntualità, oppure delle anche cose più semplici che però in realtà non ci sono più nelle menti di noi giovani. Certo. Allora amici, questa volta abbiamo aggiunto un piccolo tassello, una sorta di spiegazione, diciamo. Si parte dalle piccole cose. Esatto. Un grande in bocca al lupo. Crepi. Siamo giunti al termine di questa bellissima puntata. Sono qui in compagnia di due ragazzi che hanno partecipato in questo episodio. Come ti è sembrato? Molto bello. Molto bello. Allora, abbiamo conosciuto meglio insieme i ragazzi di questa società del Villa San Martino Calcio. E ragazzi, che dire, noi ci vediamo alla prossima puntata. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto, vi aspetto.